A proposito di Recovery Plan, secondo lei c'è, anche per una sua idea personale, c'è un progetto per la quale andrebbe, diciamo, bisognerebbe spingere, che servirebbe particolarmente in Lombardia e che si potrebbe realizzare con i soldi europei? Sì, io credo per esempio nella mobilità sostenibile, che la regione diventi, diciamo così, un centro nazionale per la mobilità sostenibile. Noi stiamo facendo tante cose, abbiamo delle iniziative di start-up dal punto di vista dell'air urban, per esempio, abbiamo iniziative sulla navigabilità delle acque interne, abbiamo iniziative che riguardano i treni ad idrogeno, abbiamo iniziative per quanto riguarda il trasporto pubblico locale a livello elettrico, altri tipi di iniziative che riguardano il biometano, cioè tante singole iniziative che secondo me vanno coordinate, vanno messe a sistema e credo che un ragionamento con il governo possa, che è già stato aperto, possa portare magari a qualche ulteriore iniziativa. Questo tema della navigabilità dei canali è un tema che mi incuriosisce molto, diciamo, molti ne parlano, quindi visto che lei l'ha nominato e vista anche l'alta presenza di corsi d'acqua che c'è in Lombardia, le chiedo, ma è solo una suggestione oppure davvero si può tornare a, si potrebbe vedere magari canali navigabili in Lombardia? Beh, è una suggestione in alcuni casi, quando parliamo per esempio del trasporto merci, è una suggestione. Non è una suggestione, sempre quando parliamo del trasporto merci, se pensiamo ai porti di Cremona e di Mantova, che possono essere utilizzati attraverso il fiume più grande d'Italia, che è il fiume Po, e che ancora non viene utilizzato, a differenza delle altre aree europee che hanno fiumi di quella portata e di quella dimensione. Quella è, secondo me, è un'operatività strategica, un obiettivo strategico che noi dobbiamo porci, perché nell'intermobilità delle merci in Lombardia, sicuramente, secondo me, il fiume e questi due porti potrebbero dire tanto in futuro. Poi c'è tutto il discorso diciamo così, del turismo leggero, e le vie d'acqua di Lombardia possono essere utilizzate, alcune già lo sono, altre possono essere anche utilizzate.